Carissimi amici che ci accompagnate da Facebook, dalle reti sociali, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Sor Noemi, vi parlo da Anajás, che si trova nello stato del Pará, in Brasile, estremo nord, in piena Amazzonia. Io faccio parte della fraternità missionaria Giovanni Paolo II e vivo qui già da 14 anni circa. E vorrei, ecco, tenervi al corrente di come si sta sviluppando qui il virus del corona, che purtroppo è arrivato qui con forza. State accompagnando la situazione sui telegiornali del Brasile, che è grave purtroppo. Solo ieri ci sono stati 1.300 morti in tutto il Brasile. E dal mese di marzo, in effetti, il virus è arrivato in Brasile e noi qui ad Anajás, piccolo comune di circa 25.000 abitanti, speravamo che non arrivasse. In effetti, secondo le statistiche, non sarebbe dovuto arrivare, ma purtroppo, dovuto al fatto che ci sono state delle imbarcazioni che hanno trasportato passeggeri clandestinamente, il virus è arrivato anche qui. Ed è arrivato da Macapá, da Belém, dai centri più grossi che purtroppo avevano già molti casi di coronavirus. E esattamente dal 4 di maggio il coronavirus è arrivato ad Anajás. Vi parlo un pochino della situazione e nei prossimi video vi aggiornerò sulla situazione in tutto l'arcipelago del Marajó, del quale fa parte anche Anajás, e di come stiamo accompagnando, come stiamo vivendo, ecco, piuttosto questa pandemia qui in piena foresta amazzonica. Il primo caso di coronavirus è arrivato qui il 4 di maggio, scorso, e all'inizio era un caso lieve che ho dovuto andare a Brevis, circa 14 ore di nave da qui. Ma siccome aveva delle complicazioni, questa persona, delle complicazioni cardiache, l'hanno subito mandato a Brevis temendo il peggio. In effetti nel giro di pochi giorni si è recuperato ed è già ritornato, sta già lavorando, perché fa parte proprio del settore medico. E da lì il virus si è sviluppato molto molto velocemente. La settimana successiva, al 4 di maggio, il fine settimana dopo, i casi sono letteralmente raddoppiati da un giorno all'altro. E lì la preoccupazione è cominciata ad aumentare, perché all'inizio avevamo una mescolanza di due tendenze, alcuni casi che arrivavano proprio dal più interno della foresta, che erano molto gravi, e persone anziane, infatti due sorelle della stessa famiglia sono morte, e poi il virus che si sviluppava qui in città, ma grazie a Dio con una forma lieve al massimo moderata, per cui più del 90% dei casi, che al giorno attuale, secondo il bollettino di ieri, sono 172, sono lievi, ecco, sono persone che hanno preso il virus, sono stati confermati come casi positivi, ma sono a casa, isolati nella maniera del possibile, perché qua purtroppo isolare una persona completamente è un po' difficile, dato che la situazione delle case è molto molto semplice. Nella maggior parte dei casi le famiglie abitano tutte insieme in un'unica stanza grande, ma nella misura del possibile, ecco, con tutte le attenzioni igieniche, con tutte le precauzioni possibili, queste persone vengono isolate, non possono uscire di casa per 14 giorni e nella maggior parte dei casi, direi quasi tutti, si recuperano. Infatti, i casi recuperati fino a ieri sono 98 su 170, grazie a Dio, e purtroppo abbiamo 6 morti fino ad oggi e ce n'è uno in esame. Non si sa se la persona che è morta aveva il corona o non ce l'aveva, ma in effetti sono 6 con un decesso in esame. Lo stanno verificando, ecco, di che cosa è morto. Abbiamo la nostra città, in effetti la chiamiamo città, ma è un grande villaggio,
E nei prossimi video vi spiegherò come la città si sta organizzando, si è organizzata per combattere la pandemia, ma vi posso dire che come in Italia i medici, paramedici, infermieri, OSS stanno veramente facendo miracoli, ecco, con la grazia di Dio. Abbiamo due o tre medici, non ne sono sicura esattamente. Al massimo abbiamo tre medici tra la città e l'interno della foresta, con 25.000 abitanti perlomeno, e una ventina di infermieri che lavorano in città e fanno anche delle missioni all'interno della foresta regolarmente. E grazie a loro, alcuni dei quali si sono ammalati, sono guariti e poi sono ritornati a lavorare, la situazione è sotto controllo in questo momento. Io direi che la tendenza dei casi è a diminuire, per quanto aumentino tutti i giorni, ma è una media di 3, 4, 5 casi al giorno, ecco. In alcuni giorni, ma è raro, ci sono 8, 9 casi, ma è difficile, è difficile. La media giornaliera è 4 casi al giorno. Il personale medico ha fatto 4.331 visite, ecco, per vedere, ecco, verificare se la persona ha il coronavirus oppure no. Ecco, io direi che per oggi, come video di introduzione, ci fermiamo qui e vi aggiornerò, prometto che se Dio vuole, internet permettendo, questa settimana stessa manderemo altri video per tenervi aggiornati. Vi chiedo preghiere, tante tante preghiere, perché sono certa, assolutamente convinta, che senza la grazia di Dio noi avremmo potuto avere una tragedia, una strage qui. E invece è la forma lieve che sta colpendo Najas, grazie a Dio, ed è già. La curva sta già scendendo, per quanto i casi siano tanti ed è inevitabile. Dunque, grazie, grazie infinite. Siete sicuri della nostra preghiera e della nostra intercessione. Un forte abbraccio e che Dio ci benedica.